grado possibile e che tutte le eresie e le depravazioni siano allontanate dai paesi dei fedeli. Questo decretiamo. È recentemente giunto alle nostre orecchie che in alcune regioni molte persone di entrambi i sessi, rinnegando la fede cattolica, si sono abbandonate a demoni maschi e femmine e che a causa dei loro incantesimi, lusinghe, sortileggi e altre pratiche abominevoli hanno causato la rovina propria della loro prole, siccome nelle province tali crimini d'offesi restano impuniti. Per rimuovere ogni impedimento che ostacoli qualsiasi modo i detti inquisitori e per impedire che la macchia dell'eresia di altri simili mali diffonda la sua infezione causando la rovina degli innocenti, noi decretiamo in virtù della nostra autorità apostolica che sia concesso agli inquisitori di esercitare il proprio ufficio di inquisitori e procedere alla correzione, all'imprigionamento e alla punizione delle suddette persone per le colpe e i crimini sopracitati in ogni loro aspetto. Davanti al signor giudice mi presento, Paride Maternino della giurisdizione di Monterano nel pretorio relativo. Sono qui presente dopo la dipartita di mia moglie. Il dolore mi accompagna da giorni e sono venuto qui davanti a voi sperando nella giustizia cristiana. Vi presento i fatti che mi fanno credere che Domenica sia una strega. Strega! Arrogo! Si è presentata nelle ore tarde del pomeriggio di giovedì, la Menegota, interrogata su che rapporti avesse con Maria Salvatori, detta la Mercuria. Raccontò di una disputa che ebbe con essa a proposito di un po' di canape che, secondo l'accusa della Mercuria, lei avrebbe rubato. Le fu chiesto se frequentava il Palazzo dei Conti Lordoni. Disse che c'era stata qualche volta per portarvi dei gamberi, ma poi disse che ci andava spesso per chiedere l'elemosina. E disse che ci andava spesso anche la figlia, Lucia, anch'essa... Aspettate! Avete qualche segno sul corpo? No, se ce ne sarà bisogno mi spoglierò alla vostra presenza. Ma non fatemi di queste domande, perché io non sono la Mercuria. Perché parlate così? Perché tutti sanno che la Mercuria è malvagia, ma io non la conosco. La figlia, Lucia, dove eravate quando vennero per arrestare? Andavo a chiamare mio marito, le guardie mi legarono il braccio con una corda e mi tagliarono le trecce. Io dissi allora, io non sono una strega, per grazia di Dio! Perché avete detto questo? Perché ho saputo che quando la Mercuria fu arrestata le furono tagliate le trecce. Conoscete la Mercuria? La conosco benissimo, è mia nemica. Le avete mai dato un pomo? No, mai! Per quanto riguarda la storia del canape di mia madre, quando tornai a casa, mio marito mi rimproverò per aver litigato in pubblico e mi bastonò. È tutto per colpa tua! Un anno e mezzo fa fui invitata a casa di Domenica, dove vi trovai la Mercuria intenta a preparare un unguento. Che cosa ne volete fare? Le chiesi. Vogliamo concedere per le feste il signor Cristoforo, rispose ridendo. E poiché io non voglio andare con loro, mi toccarono sul naso e fui costretta a spogliarmi. Mi accorsi allora che diventavo sempre più piccola e mi trasformavo in un gatto. Tutte sotto forma di gatto e ce ne andammo a casa di Cristoforo che dormiva solo sul suo letto. Domenica e la Mercuria lo unsero per bene, dalla testa fino ai piedi, ma io non voglio aiutarli. Dopo una mezz'ora tornammo a casa di Domenica che mise sul tavolo del pane, del vino, del formaggio. Ci mettemmo a mangiare, a bere. A casa di Domenica c'era anche un uomo e a me pareva che fosse Antonio Gratiadei. Ma la Mercuria mi disse che era il diavolo! Arrogo! A un certo punto così toccò Domenica e la Mercuria, ma a me no! Ma è proprio vero che il diavolo non va mai abbracciata? Può essere che l'abbia fatto sotto forma di mio marito! Siete mai stata al congresso delle streghe? Ci sono stata più volte, con Domenica, la Mercuria e qualche volta anche con mia madre! Il diavolo sotto forma di uomo c'era sempre! Noi ballavamo e facevamo baldoria! Ma a questo punto, Lucia, fai quella tremenda rivelazione. Hai già raccontato di quella volta che ero assente da casa e Domenica entrò in cucina e mise sotto il naso di mia moglie
una certa cosa. Mia moglie è morta per opera di quella strega, ma sarà fatta giustizia di tutte queste malfattrici. Il mio segno sarà placato. Comando! Che Lucia Camelli venga sottoposta a più severa tortura! E con essa la vedova Camelli, detta la Menegota! E Domenica! Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, per poi essere raccolto e gettato via e bruciato. Non lasceremo vivere le streghe! Non lasceremo vivere coloro che praticano la magia! Io sono stata più volte al congresso delle streghe, non mia figlia! Me ne ricordo soprattutto uno a cui partecipai 12 anni fa, a cosa di Francesco della Iti. C'era un uomo vestito da prete che sembrava tutto Don Rinaldo, ma era il diavolo! Fuori da me, ti faccio! Ha sostenuto Lucia Camelli che qui dentro avete preparato l'unguento per fregare Cristoforo! Sono in colpa d'attacco! Fate quel che volete, ma se mi fate morire sarò condannato ingiustamente! Confessate dunque! Dite che sono cose vere! Vossignoria, scriva che l'ho fatto, ma non so di averlo fatto! A questo punto è indispensabile la tortura per strapparle di bocca la verità! No! L'anno nuovo si apre sotto il segno di Satana!
Comando la tortura di Lucia Camelli! E di sua madre, la vedova Camelli, detta la Menicota! No. Con esse Domenica no. E la figlia Valvenuta! No, no, no. Che vengano sottoposte anch'esse a più severa tortura! Scusatemi, signore, l'avete rimandato a casa! Ora mi rendo conto di essere stata raccolta a dire tante bugie! Ma slegatemi, per carità! Sì, tutto quello che ho detto è vero, sono una strega! Ma slegatemi, per carità! Eppure nessuno vi ha costretto, avete parlato liberamente, poi ha confermato le proprie posizioni. Perché dunque? Ho detto quelle cose non perché io le abbia fatte, ma perché le intesi dire. E se non risposi così come faccio ora, è perché risposi conformemente a quanto mi veniva chiesto. Basta! Le streghe non verranno decapitate, bensì arse! Dal carnefice Leonardo Filosone! A morte, a morte! Giustizia se l'ha fatta! Di loro non potranno rovinarsi i figli Nordoni, né i marchesi Bevilacqua, né le ceneri della moglie di Paride! Il dominio di Satana deve essere annientato nel corpo delle sue fedeli, a dispetto di tutti i malvagi del mondo, che lo sostengono coi cavilli giuridici, e vorrebbero perpetuarlo sulla terra! Arrogo! Arrogo!